Questa mattina andiamo nella città di Monte Sant'Angelo, città dei due siti UNESCO, capitale della cultura della Puglia per il 2024, per parlare di una mostra firmata dall'artista pugliese Nicola Genco in collegamento con noi dal castello di Monte Sant'Angelo. Buongiorno Nicola, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Beh, un Sì, progetto di... sono nel castello di Monte Sant'Angelo, un bellissimo luogo che invito tutti a visitare. Sono qui con questa mostra che è un progetto nato lo scorso anno al Castel Sant'Angelo a Roma e affronta il tema dell'angelo. Il Castel Sant'Angelo è famoso per i suoi angeli, il San Michele che svetta sulla cima del castello. E ho voluto fare questo collegamento diretto con Monte Sant'Angelo proprio nel segno tracciato da San Michele. Dicevo, è una mostra che affronta il tema dell'angelo, ma non prettamente legato alla fede, al sacro. L'angelo inteso come spalla, la nostra coscienza, la nostra spalla, il nostro quotidiano con cui dobbiamo confrontarci giorno per giorno. Difatti, queste installazioni che stanno in questo castello sono quasi invisibili. Non si avverte la loro presenza immediatamente, bisogna passare, ripassare e dopo ci si accorge che c'è un angelo che ci sta guardando e ci controlla. E ripeto, questo è un progetto che vuole sottolineare il rapporto dell'uomo con se stesso. Con ciò che stiamo vivendo in questo momento, stiamo perdendo forse il contatto con il razionale, con l'irrazionale, con noi e con il trascendente. È un Ho scelto progetto proprio questo. itinerante, sì, perdonami se ti interrompo Nicola, dicevamo è un progetto itinerante che da Castel Sant'Angelo di Roma appunto è approdato a Monte Sant'Angelo. Non è una vera e propria mostra, ma è stata definita appunto dai critici un'unica grande installazione, come dicevi giustamente tu, Esatto, composta da tracce, sì. segni, immagini e Esatto. materiali che il pubblico è invitato a individuare, quindi non è la mostra del nome classico. Ecco, del termine. E, hai avuto in questi giorni sei a Monte, stai avendo riscontro, magari vediamo alle tue spalle tanti visitatori che entrano nel castello per ammirare questa installazione, questa mostra. Hai avuto un riscontro? Che cosa. Devo dire che ho avuto dei riscontri molto positivi, soprattutto perché questa mostra affronta dei temi molto vicini a noi e al periodo che stiamo vivendo. C'è ad esempio un piccolo angelo in cartapesta, smembrato, che vuol ricordare proprio la tragedia dei piccoli angeli che muoiono sotto i bombardamenti, sotto le nostre stesse angherie. E quindi è molto, molto sentito questo aspetto. Poi ci sono altri simboli comunque intorno qui per le sale che riprendono, comunque si collegano al sacro. Ma ripeto, la cosa essenziale è sollecitare le coscienze a questo rapporto che si sta interrompendo con l'umanità, con la nostra stessa umanità. Hai citato Ripeto, la cartapesta, hai citato la cartapesta, sì. Nicola, tu sei nato a Putignano, capitale della cartapesta, sei figlio d'arte. Sì. Chi mi conosce sa che uso svariati materiali. Le contaminazioni di materiali mi piacciono e sono alla base del mio lavoro. Però non dimentico mai le origini, chiaramente, e la cartapesta è
che, diciamo, la mia origine artistica, perché sono nato proprio sono cresciuto nell'ambiente dei colori, della carta, della colla, dell'argilla, e quindi è un materiale che ritorna spesso nelle mie opere, nelle mie installazioni. Oltre chiaramente al ferro, al filo di ferro intrecciato che ricorda come si costruivano anni fa i carri allegorici o i grandi mascheroni. È un ritorno alle origini, sempre nel segno chiaramente del riscoprire, del mantenere vivo un rapporto con noi stessi e con la nostra storia. Diciamo che è un filo conduttore che lega noi al nostro passato, al nostro futuro, al razionale, all'irrazionale, come dicevo prima, al trascendente, è tutto comunque collegato. Allora, Nicola, in chiusura, ringraziandoti per essere stato con noi, vogliamo ricordare che la mostra sarà visibile nel Castello di Monte Sant'Angelo fino al 20 ottobre, giusto? Questa mostra sarà visibile e visitabile fino al 20 ottobre. Ci sarà un evento importante qui a Monte Sant'Angelo e quindi abbiamo stabilito questa data. Penso ci sia il tempo per i turisti di visitarla e di apprezzare ancora per tutta l'estate questo momento di riflessione su noi stessi. Ripeto, questo è un posto legato al terreno e non al sacro. Il sacro ho preferito lasciarlo qui a fianco, nella grotta, dove la fede è molto viva e sentita. In questo castello, invece, c'è proprio il segno dell'uomo, è questo rapporto che mi interessava di più, essenzialmente. E niente, ci vedremo. Speriamo di vederci a Sicuramente Monte in parte. Sant'Angelo. Nicola, vorrei solo concludere perché tra i tuoi angeli c'è anche un angelo di pane. Sì, questa è stata una bella idea, faceva parte del progetto ideato per Monte Sant'Angelo, specificatamente per questo luogo, perché chiaramente Monte Sant'Angelo è conosciuto anche come la sua identità, una delle sue identità è il pane e i panificatori. Ho voluto dare quest'idea ai panificatori di Monte Sant'Angelo, in particolar modo a un forno che ringrazierò sempre perché hanno fatto veramente un'opera d'arte, Giovanna Rinaldi e Anna Maria, hanno riprodotto la formella in rame dorata del San Michele Arcangelo in pasta di pane di una dimensione chiaramente importante, e l'abbiamo assemblata e presentata in occasione dell'inaugurazione di questa mostra. Questo vuol unire, l'idea iniziale era unire la cittadina al luogo in maniera ancora più forte, più pregnante, e penso che ci siamo riusciti perché ripeto, hanno realizzato veramente un'opera, forse la più bella di queste esposte in questo castello, almeno per me. La più buona Sono sicuramente, Nicola, la più buona sicuramente un sicuramente. buon. Ti ringraziamo per essere stato con noi, grazie all'artista pugliese Nicola Genco, fino al 20 ottobre nel Castello di Grazie a Monte voi e Sant'Angelo, a presto. la mostra Grazie a Angeli. voi. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Ci fermiamo, linea alla regia.